oggi sono veramente emozionata perché andrò a farmi questa super maschera, la maschera di gomma. L'hanno provata tutti, ho visto che l'ha provata pure Gianmarco Zagato, ciao. Volevo assolutamente provarla anche io perché ho visto che in YouTube America un sacco di gente lo prova. Mi piace troppo questa faccia inquietante che fa e penso che poi me la attaccherò al muro da qualche parte. Io l'ho presa da Sephora, andiamo a aprirla. Allora, ok, dentro ci sono varie cose. Io ho visto che certi americani ce l'avevano con una cannuccia, quella che poi dovevano tappare e fare così, però questo non ce l'ha. Poi c'è una spatula, sembra quello che usano nei programmi di cucina per mettere la crema sulle torte prima di mettere la decorazione. Ormai sono un'esperta. Poi ci sono delle due bustine, una bianca e una viola. Questa c'è praticamente liquido. Paura, io ti giuro se mi cade tutto sicuramente. Allora, manteniamo la calma. Prima di tutto mi indietro i capelli, mi indietro. Ora sì che la mia faccia è bella. Leggiamo le istruzioni, che palle. Ma perché? Dai, non basta mettere solo 1 e 2. Ecco, 0 1. Super booster. Oddio, quindi se me lo metto sul naso mi fa diventare il naso ancora più grande. È un booster, scherzo, eh. Vado ad aprire. Uso le forbici perché ho paura di rompere tutto, come al mio solito. Vado a mettere qua. Oh, che schifo. Ma chi è? Mocciolo. Chi è che mi ha smocciolato nella maschera? È difficilissimo da mettere. Come si fa a mettere? Cioè, tipo super denso. O almeno penso. Oddio, lo stavo lanciando in faccia per fare la cogliona. Madonna, peggio di quando devi mettere ketchup nelle patatine. Vado a spremerlo bene perché qua non voglio sprecare neanche un po' di prodotto. Ok, non so quanto si possa vedere. È tipo una cremina. E adesso andiamo a mettere il 2, che è praticamente liquido, quindi devo stare molto attenta. Vedete? Ci piscia dentro praticamente. Che schifo. Ma è tipo violetto, guardate. Non so se si vede. Guardate. Cazzo, non dovevo farvi guardare. Lo sapevo. Rimetto dentro quello che riesco. Ho fatto cadere tutto. No, vabbè, ho fatto un casino. Cioè, che schifo. Vabbè, mischio questa roba. Ah, no, non devo mischiare con la palla. Cosa sto facendo? Esiste il caso apposta. Adesso chiudo qui. Cioè, poi mischiamo così proprio. Mischiamo, mischiamo. Oh, cazzo. Non fa più rumore? Oddio, l'ho rotto. Ok, allora forse ho mischiato abbastanza. Leviamo. Vediamo com'è. È vuoto. Vabbè, ho capito. Devo spatolare io. Allora, con la spatola. Ah, oddio, rinfrescante, ma che bello, è tipo morbidissima. Oh mio dio, sembra che ti stai spargendo un cosceno in faccia. Con dei marshmallow, sembra tipo calcestruzzo. È un po' difficile con questa spatola. Metto abbondante prodotto perché appunto non voglio sprecarlo, che l'ho pagato tipo 8 euro, 9 euro. Cioè, un furto per una maschera. Però volevo assolutamente provarla. Metto pure qua. È il baffetto che non faccio. Ok, io ho sfornato tutto il prodotto. Ora devo stare così per 20 minuti. Non so cosa farò per 20 minuti. Ma volevo farvi vedere il casino che ho fatto. E raga, ho fatto cadere tutto. Ma poi mi sono accorta di avere le mani così. Ah! Vado subito a lavare questo perché assolutamente lo voglio tenere. E lì ci sono io. Ciao ragazzi. Ma sta colà, oh. Raga, cioè, sembra troppo strano. Sembra tipo che mi sto sciogliendo. Stranissimo. Oppure sembra tipo che mi hanno cosparso di Filadelfia. Non lo so. Sarebbe disgustoso visto che a me non piace. Ok, raga, sono passati 20 minuti e praticamente sembra uguale a prima, ma cioè se la tocco comunque non rimane attaccato. La cosa strana è che sembra bagnata ma in realtà non lo è. È proprio gomma, è stranissimo. Ma adesso è arrivato il mio momento preferito, ovvero levare la maschera. Oddio, oddio. Ok, si sta un po' rompendo. Bellissima da togliere, raga. Veramente bellissimo. Meglio della colla vinilica, vi giuro. Oh, questa era la mia bocca. Oh, i residui. Ok, io ho levato questa maschera e la mia pelle è un sacco morbida. Veramente molto morbida. Qui c'è scritto di mettere la propria crema abituale. Come sapete io utilizzo questa qui di Lush. Questa maschera molto carina e anche molto divertente. La cosa che diventa di gomma e poi è veramente strana. Però mi ha fatto una pelle veramente molto morbida. Quindi niente, la ricomprerò? Assolutamente no. Però mi è piaciuto l'effetto che ha avuto su di me. E quindi niente, questa ero io che provavo una maschera. Spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.